restiamo sul tema sanità per affrontare una patologia in forte crescita e sulla quale c'è purtroppo ancora troppa poca informazione. Sto parlando dell'endometriosi. I numeri purtroppo sono allarmanti ed indicano che il 15% della popolazione femminile è affetta dall'endometriosi, una patologia cronica che trova tra l'altro la sua problematica nei tempi troppo dilatati di diagnosi. Ed è per questo motivo che il Policlinico Federico II scende in campo con una giornata di visite gratuite prevista per domani presso il Centro Endometriosi e Adenominosi del Policlinico. Per comprendere dunque la problematica, ma ed entrare nello specifico di tale patologia, abbiamo invitato il nostro ospite che vedo già in collegamento. Il buongiorno a Giuseppe Bifulco, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II. Buongiorno, dottore, grazie di essere qui con noi quest'oggi. Grazie a voi. Dunque, dicevamo che i numeri presenti in merito alla patologia sono veramente allarmanti. 15% della popolazione femminile affetta dall'endometriosi, la cui patologia ricordavo essere ancora di poca conoscenza. Insomma, c'è ancora poca informazione in merito, quindi io le chiedo che cos'è l'endometriosi, di cosa si tratta? Ma l'endometriosi è in realtà una malattia, come lei ha detto, molto diffusa ma molto poco conosciuta. È una malattia che colpisce l'apparato genitale femminile, in prevalenza le ovaie. È la localizzazione sostanzialmente di cellule endouterine al di fuori dell'utero, prevalentemente sulle ovaie. Ma è una malattia estremamente disabilitante, nel senso che queste localizzazioni di cellule endometriali al di fuori dell'utero determinano una grave sintomatologia nelle nostre donne. Certamente una sintomatologia dolorosa, ma anche una sintomatologia che riduce in maniera significativa la loro qualità di vita. Quindi mestruazioni estremamente abbondanti e dolorose e dolore durante i rapporti sessuali. Lei ha fatto una premessa che secondo me è cruciale, cioè quella dei numeri. Probabilmente, come dicevo all'inizio, è una malattia sottovalutata. Oggi in Italia 3 milioni di donne sono affette dall'endometriosi e in Europa parliamo di numeri che si aggirano intorno ai 15 milioni di donne. Dobbiamo sempre immaginarci anche che tutta questa patologia si riverbera anche su quello che è l'outcome riproduttivo delle nostre donne, quindi tutta quella che è la programmazione di una famiglia nelle nostre coppie. Senta, lei poc'anzi ha accennato anche quelli che sono i sintomi, le chiedo di entrare proprio nel merito, quali sono i sintomi, qual è il primo campanello d'allarme per individuare una eventuale patologia di endometriosi, le chiedo anche quali sono invece gli effetti che poi riceviamo in età più avanzata e le terapie tempestive per evitare di ritrovarci dinanzi ad un'escalation. Partirei dal fondo della sua domanda, nel senso che le terapie tempestive, noi sappiamo, ed è un dato della comunità scientifica internazionale, quindi non è un dato solo italiano, è un dato mondiale, che queste donne vagano prima di una diagnosi fino a 10 anni tra i vari specialisti. Qual è il sintomo cruciale e primitivo che deve far accendere un campanello d'allarme? Certamente la mestruazione dolorosa e il dolore pelvico in generale, che ha una certa cronicità. Perché dicevo vagano? Perché passano dallo specialista in ginecologia, allo specialista in gastroenterologia, allo specialista in urologia, senza trascurare poi tutte quelle condizioni che determinano anche degli accessi su altre tipologie di specialisti, come lo psicologo o lo psichiatra, perché spesso a queste donne viene detto: no, ma il tuo dolore è un dolore psicologico, è un dolore psichiatrico, devi prendere questo farmaco piuttosto che quest'altro farmaco. E questo vagare tra gli specialisti in realtà determina un serio e importante peggioramento della sintomatologia, ma anche dello stadio della malattia. Se lei guarda gli studi più importanti e gli studi più grossi, ci dimostrano che spesso la patologia viene diagnosticata in una fase già molto, molto avanzata. Come mai però, ecco, perché c'è questa fase avanzata di diagnosi nel riconoscimento dell'endometriosi?
E proprio probabilmente per questo vagare tra gli specialisti, perché il sintomo del dolore pelvico cronico o il sintomo che noi chiamiamo dismenorrea, cioè del dolore durante la mestruazione, è un sintomo piuttosto aspecifico. Esistono tanti studi che ci documentano come questo sintomo può essere confuso con tante altre patologie, come ad esempio la sindrome del colon irritabile o le cistiti interstiziali, piuttosto che tutta un'altra serie di neuropatie del distretto pelvico che possono allungare in maniera drammatica i tempi di diagnosi. Nel momento però in cui allunghiamo i tempi di diagnosi, io le chiedo se esiste al momento una cura risolutiva per tale patologia o quantomeno quelle cure che possano in un certo senso restituire maggior precisione, no, alla patologia. Assolutamente, esistono delle cure e proprio per questo noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione, cioè sul ridurre quei tempi dei quali abbiamo parlato fino adesso, proprio perché esistono delle cure mediche, quindi non chirurgiche, con dei farmaci molto anche abbastanza banali come un semplice progestinico che può avere un'azione sull'endometriosi, ma così come esiste anche l'eradicazione chirurgica in determinati casi, un'eradicazione che in genere è una chirurgia minimamente invasiva, quindi con tutte quelle che sono le tecniche laparoscopiche o altrimenti ovvero robotiche, che sono in grado di restituire alle nostre donne una vita normale e soprattutto sono in grado di restituire una vita riproduttiva normale. Questo deve essere il fattore più importante, anche il messaggio che stiamo restituendo al pubblico di Mattina, esatto. Live, dottore, non inficiare, cioè il fatto che tale patologia possa non inficiare quello che è il nostro apparato riproduttivo. Assolutamente, le nostre donne devono sapere che nel momento in cui c'è un campanello d'allarme, questo campanello va ascoltato e va ascoltato con degli specialisti che si occupano di questa patologia. Questo è il razionale di provare ad aprire le porte al territorio, ad aprire le porte alle donne in questo nostro ambulatorio, quindi cercare di garantire alle nostre donne un accesso che le possa consentire una diagnosi precoce. Aprire le porte al territorio, aprire le porte alle donne che avvertono questo problema, che vivono purtroppo questo problema, ed è per questo motivo che il Policlinico Federico II nella giornata di domani offre una giornata di visite gratuite aperte a tutte le donne. Tra l'altro ricordiamo che in poco tempo i posti sono andati in esaurimento. Esatto, a testimonianza di come... Non so se lei lo condivide, io credo che sia un gran segnale. Esatto. Vuol dire che c'è la coscienza della necessità di sottoporsi ad una visita specialistica e d'altro canto c'è la necessità del territorio, dei pazienti, delle donne di avere un accesso nelle strutture ospedaliere qualificate. Di andare loro incontro, ed è importantissimo che ciò avvenga, quindi complimenti per tutto quanto di bello e di importante state facendo per le donne del nostro territorio, ma soprattutto per la sanità in senso generale. Grazie davvero a Giuseppe Bifulco, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico II. Grazie mille professore davvero della sua disponibilità quest'oggi. Arrivederci, grazie a voi. A presto, noi con Mattina Live invece ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Restate con noi.